amici di Animazione Compleanni. In questo tutorial vi farò vedere come fare un gatto con i palloncini modellabili. Abbiamo bisogno di due palloncini per fare la testa del gatto. Io ho scelto di fare un gatto bianco, quindi ho preso due palloncini bianchi. Tutti e due i palloncini vanno lasciati sgonfi di 4-5 dita alla fine. Poi dall'inizio dei due palloncini li leggo insieme. Da una parte faccio una pallina e la faccio girare su se stessa. Faccio la stessa cosa nell'altro palloncino, pallina, e la faccio girare su se stessa. Poi in uno dei due palloncini faccio un'altra pallina fatta girare su se stessa. Adesso faccio una torsione dopo 4 dita, un'altra torsione dopo 4 dita e tengo fermo questo palloncino. Faccio la stessa cosa anche nell'altro palloncino, quindi 4 dita, torsione e un'altra torsione dopo altre 4 dita. Unisco questa parte. Controllo qual è il palloncino più lungo, in questo caso questo, e faccio una pallina fatta girare su se stessa. Poi, sempre con il palloncino più lungo, faccio una torsione sempre dopo 4 dita e vado ad unirla alle 3 palline che ho fatto all'inizio. Adesso faccio una torsione dopo 5 dita questa volta, tengo fermo questo palloncino e faccio una torsione dopo 5 dita anche nell'altro palloncino. Unisco queste due parti e nel palloncino un pochino più lungo faccio sempre una pallina fatta girare su se stessa. Una torsione dopo 4 dita e vado ad attaccarmi a una delle due parti. Poi sposto l'aria in modo che il palloncino risulti sgonfio a questo punto e vado ad attaccarmi alla pallina fatta girare su se stessa. L'altro palloncino. Faccio una torsione dopo 4 dita, vado ad attaccarmi nell'altro punto, sposto l'aria e vado sempre nella stessa pallina di prima. Ok, adesso faccio una torsione dopo 6 dita e una torsione dopo 4 dita. Tengo stretto questo palloncino e faccio la stessa cosa dall'altra parte. Poi unisco i due palloncini. In uno dei due palloncini faccio una pallina fatta girare su se stessa. Poi buco il palloncino in modo che esca l'aria che rimane. E uso questo pezzettino che mi è rimasto sgonfio per attaccarmi
sempre alla pallina fatta girare su se stessa. Poi sempre con le forbici faccio uscire anche l'aria nell'altro palloncino. Azzurri, quindi prendete un pezzettino di palloncino, non serve che sia molto gonfio, e fate due palline. Poi con la mano spostate l'aria con le forbici tagliate e fate il nodo alla fine. Sempre con le forbici tagliamo i due pezzettini ai lati delle palline e andiamo ad inserirli in questo punto. Poi con un palloncino rosa andiamo ad attaccarci ad una delle due orecchie. Facciamo il nodo, poi facciamo una torsione dopo 7 dita e andiamo ad attaccarci alla pallina fatta girare su se stessa che sta nel collo del nostro gatto. Mettiamo un po' all'interno questo palloncino. E con le forbici tagliamo l'inizio del palloncino. E poi facciamo un'altra torsione dopo 7 dita. E andiamo ad attaccarci sopra all'altro orecchio. Dopo la torsione spostiamo l'aria, tagliamo il palloncino, che teniamo un attimo in sospeso, facciamo il nodo e ci attacchiamo sopra l'altro orecchio. Poi riprendiamo il nostro palloncino rosa. Spingiamo l'aria fino alla fine del palloncino e teniamo gonfio solo una pallina piccolina. Facciamo un nodo. Poi andiamo a sistemare il nostro secondo orecchio. Tagliamo anche l'ultimo pezzettino e andiamo ad attaccare la pallina rosa per mettere il naso al nostro micio in questo punto. Andiamo a fare al palloncino sgonfio un nodo dopo 4-5 dita. Poi solo con la bocca facciamo entrare l'aria in modo che resti leggermente gonfio. Facciamo il nodo. Tagliamo il palloncino e
andiamo a sistemare la bocca. Ok, ora passiamo al corpo.